Dottor Lattanzi, lei è il nostro esperto in scienze forensi che ci accompagnerà durante queste 8 puntate. È evidente, abbiamo sentito che Maurizio Gucci era definito un uomo da 800 miliardi di lire, dunque gli indizi si cercavano nel mondo della finanza. In che direzione si sono mosse inizialmente le indagini e soprattutto che cosa hanno trovato gli investigatori? Inizialmente gli investigatori evidentemente hanno seguito la pista delle attività finanziarie che Maurizio Gucci in qualche modo portava avanti quei giorni precedenti il suo omicidio. Importante la pista seguita era quella dei 30 miliardi di lire che in qualche modo Gucci aveva richiesto apparentemente nell'ambito della mafia newyorkese. Quindi sembrava essere molto importante questo tipo di investigazioni. Investigazioni avvalorate anche da una testata giornalistica newyorkese che proprio in quei giorni successivi all'omicidio Gucci, a tutto titolo inserivano appunto questo titolone Mafia newyorkese, omicidio Gucci. Quindi tutto inizialmente sembrava aver preso questo tipo di pista, quando all'improvviso telefona un informatore che darà una svolta all'investigazione. Ecco, infatti in realtà non succede nulla perché gli investigatori non trovano nulla di concreto finché l'8 gennaio del 1997 succede qualcosa, arriva una telefonata. Sono trascorsi quasi 2 anni dall'omicidio di Maurizio Gucci e le indagini sembrano essere ferme a un punto morto. Fino alla sera dell'8 gennaio 1997, data che segna una vera svolta nelle indagini. Filippo Ninni, capo della Criminal Pol, riceve una telefonata. Una telefonata per lei, è un anonimo. Sì, me lo passi. Ricordo ancora bene la sera dell'8 gennaio del 1997, quando il segretario mi informa che c'era una telefonata di una persona, un anonimo, che chiedeva di parlare con me solo ed aveva fatto proprio il mio nome. Mi passò questa telefonata e questo personaggio mi disse: senta, io le devo parlare, le devo fare delle rivelazioni importanti, però venga lei da solo in piazza Spromonte, ci vediamo lì e le spiegherò che cosa ho intenzione di dirle. Io rimasi un po' perplesso, gli dissi: senti, io non so chi sei, non ti conosco, piazza Spromonte è una zona dove ho arrestato numerosi spacciatori e trafficanti di droga, ho molti nemici, dammi una motivazione per cui io mi debba muovere e venire lì da te, rischiando anche di andare incontro a qualcosa di spiacevole. E lui mi rispose: le interessa l'omicidio Gucci? Dice: guardi, io dell'omicidio Gucci le posso dare tutti i particolari, chi l'ha ordinato, chi l'ha organizzato e chi l'ha eseguito. Gli dissi: guarda, dammi la tua descrizione, dimmi dove posso trovarti, arrivo subito sul posto. Ok. Siccome la storia si presenta abbastanza lunga, come ti ho detto, io qui sono molto conosciuto e non sarebbe salutare per te per prima farti vedere in mia presenza, per cui se sei d'accordo potremmo trasferirci nel mio ufficio e di parlare con calma e tranquillità. Lui accettò e ci trasferimmo in piazza San Sepolcro, dove erano gli uffici della Criminal Pol della Lombardia.